Fausto Brizzi, regista di Indovina chi viene a Natale, con Claudia Gerini, che è una delle protagoniste del film. Allora, innanzitutto è una commedia cinica sul Natale. È una commedia cinica, molto romantica, molto comica, in cui prendo di mira il nuovo fenomeno delle famiglie allargate, anzi allargatissime ormai, in cui non sai mai con chi passerai il Natale. Mi è capitato l'anno scorso di passare il Natale con i miei genitori, mia sorella e degli sconosciuti. Uno che si spacciava per il fidanzato di mia sorella, un signore tedesco, peraltro che poi abbiamo scoperto avere una moglie in Germania, e, è tutto Con dei vero, figli. con dei figli in Germania, che però passava allegramente il Natale con noi e a cui io ho fatto dei regali generici, sai, quando vai a comprare lo shampoo all'ortica dall'erboristeria, Questi regali. piuttosto che una Non può sciarpa. andare bene per tutti. Può andare bene per L'importante è che non tutti. fosse calvo come Claudio Bisio e il compagno, perché se no lo shampoo. Beh, ma Claudio, insomma, tanto Claudio lo ricicla se gli regali uno shampoo, insomma. Sicuro. Però, insomma, il gioco era mettere in scena queste famiglie complicate e con i nuovi venuti. In questo film ci sono due nuovi venuti, uno riguarda proprio lei perché è il suo nuovo Infatti, compagno Claudio Bisio, che non è accettato dai suoi figli. dopo un po' di relazioni fallimentari alle spalle, questa musicista, insomma, un po' fallita, appunto, anche con la musica non mi è andata benissimo, però finalmente ho trovato l'uomo, quello equilibrato, giusto, dolce, che ama i bambini e fa il maestro elementare, quindi proprio Però per super due bambini avere un perfetto. maestro elementare in casa è la cosa peggiore che I possa miei figli capitare. dicono: mamma è nostra, te ne devi andare, quindi praticamente lo boicottano queste vacanze natalizie, facendogli dei dispetti terrificanti, facendolo sembrare un cretino, Sì, riuscendoci sembra il benissimo. tono di Mamma ho perso l'aereo, insomma, piccoli contro grandi. Sembra un po' un cretino, però ad un certo punto tu desideri che lui sia un criminale, tanto è vero che entra in scena la tua sorella gemella. Invece Claudio Bisio, e Praticamente. poi chi vedrà il film capirà Capirà cosa perché. stiamo dicendo, no? Lei ha una passioncella per gli uomini che hanno la fedina penale sporca e di conseguenza quando si sospetta che lui possa aver commesso una rapina, Mi questa cosa lei stuzzica la questa stuzzica. cosa, Che mi poi è no. autobiografica, insomma, è No, davvero. la Senza la vita. rete, calzamaglia, devo Quello sì, sì, credo. insomma, no, No, sì, può sì, in darsi. pochi, Sì, insomma, ogni tanto. sicuramente, però insomma, prendimi bandito, quindi lei comunque vede quest'uomo sotto un altro aspetto, perché in effetti in tutto questo video quest'uomo si rivela in effetti uno che ruba, fa, in realtà è sempre vittima dei miei figli, però in qualche modo io ci vedo qualcosa di pepato in questo maestro elementare, dico però. Però non ti ci Comunque, facevo non ti ci così. facevo così cattivone, bandito, allora c'è questo momento, insomma, di passione, però in realtà lo considero sempre l'uomo sbagliato, ma vediamo che per fortuna la verità viene fuori, poi alla fine. Peraltro, una delle sorprese per gli spettatori è che i due pe suoi pestiferi figli, uno è interpretato da Niccolò Calvagna e l'altro è interpretato da. Rosa Enginoli, che è mia figlia vera, ed Attenzione, è. cioè, oltre alla gemella della Gerini c'è C'è anche la la figlia della figlia? Sì, perché io Gerini. stavo cercando una bambina somigliante. A un certo punto mi è capitata questa Rosa che aveva un cognome diverso, peraltro, dalla Gerini. Ho detto, Beh, certo, è il mio ma della questa è mamma. uguale. Dopodiché. Siccome Rosa frequentava già una scuola di teatro e ama la recitazione, ama recitare, per cui ho detto io te la faccio vedere perché somigliare somiglia. Io però le ho chiesto, L'età è il prezzo è quella. lo stesso, cioè prendo un pacchetto famiglia, insomma, cioè, due Gerini al costo di una, poi in realtà c'è anche la terza, Gerini in una scena, C'è una piccola c'è una Girinetta piccola che. apparizione della sua figlia più piccola C'è nella la scena scena iniziale. iniziale del film dove c'è Peter Pan, C'è un asilo dei bambini, insomma, che fanno uno spettacolo, una recita di Natale, abbiamo messo anche la una delle protagoniste della piccolina. recita, in realtà quella che sta in braccio a Bisio, è sua figlia. E com'è stata questa esperienza con tua figlia sul set? Le hai dato dei consigli? L'hai rimproverata? L'hai incoraggiata? Viceversa, No, rimproverata. era Lei Rosa che mi dava dei dava dei consigli, mi suggerimenti. suggeriva, mamma fai così, ma no, comunque lei i set le aveva frequentate già da quando, insomma, era molto piccolina, per cui era un ambiente a lei familiare, ma è andata molto bene, abbiamo passato l'estate insieme, quindi gioie e dolori, però ovviamente il set per lei Un'estate è vestiti da stato Natale. un'estate vestiti da Natale, 42 gradi, questa occhio, l'occhio colpiva perché c'era questa neve, questa bellissima villa innevata, però con un gran caldo. A Ferragosto a giocare a palle di neve, insomma, questo è stato il Esatto. loro Ferragosto. È Ma stata questo un'esperienza. il sadico Brizzi ha pensato anche a questo. Esatto, io in calzoncini e maglietta sul In set, e loro sandaletto. in sandali, eccetera, come se stessi in spiaggia, e loro invece tutti coperti, Non è cinico bardati. solo sul Maglioni set, è cinico collo anche sul alto. C'è set. contro gli attori, Certo, insomma, chiaramente perché. contro gli attori. Che sono invidioso in realtà, perché loro la mattina arrivano, stanno belli belli sul camper trucco, li truccano, li coccono, gli fanno il massaggino, insomma, un po'
poi devo farli Non è sopra. qualcosa. Senti, ragazzi, per finire non posso non chiedervi, visto che è un film sul Natale, cosa pensate voi del Natale? Siete nella categoria di quelli che lo adorano, di quelli che lo odiano, di quelli che preferiscono prenderlo in piccole dosi? Ma io non mi stresso così tanto, i regali, cose, tutti. Io sono una abbastanza che lo ama, soprattutto poi da quando, insomma, con i bambini, è sempre un momento bello, è un'occasione poi per stare insieme, per rivedere, per passare una serata insieme, per così, è un momento di unione, no? Non lo vivo con quello stress, come sento dire, cioè per me è un bel periodo, un bel momento, poi... Comunque questa atmosfera me la godo, insomma, non la subisco. Fausto invece non mi sembra. No, io invece da quando non ci sono più i miei nonni parto, cioè salto il Natale in tronco, torno il 7 gennaio e E i tuoi genitori? i miei genitori in genere facciamo un Natale finto Ah, verso il 22, ok. 23, eccetera, Quindi si dopodiché fa la io verso il cena. Ma 25, ricostruisci eccetera, scusa, quindi lo ricostruisco un sconosciuto. finto Natale e dire dai, facciamo, finiamoci i regali perché io poi voglio Ma partire. lo sconosciuto tedesco però era durante un Lo sconosciuto Natale. tedesco era il Natale dell'anno scorso, che essendoci un'altra presentazione, perché c'era anche la presentazione della famiglia della mia nuova compagna, Ah, è ok. un Natale che sono stato costretto a A passare stare, beh, insieme tutti certo. quanti, quindi erano tutte persone che non si conoscevano l'anno scorso, quest'anno partirò. Bocca al lupo allora al Crepi. cinema con Indovina chi viene a Natale. Crepi.